Matti Costruzioni, dal 1958 in mobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Oggi siamo a Voghera e tra poco tre persone fermate in maniera casuale per le vie della città risponderanno alla domanda sulla notizia di oggi. Il 74enne presidente della Nigeria Muhammadu Buhari ha introdotto una legge secondo la quale chi salta la fila in un distributore, in un negozio, in un ufficio pubblico, superando quindi qualcun altro, rischia fino a 6 mesi di carcere. La guerra contro l'indisciplina del capo di Stato nigeriano ha come obiettivo rilanciare una cultura nazionale ormai deragliata, secondo lui. Cosa ne pensa di questa legge e di questa scelta? Dovrebbe aver ragione, sicuramente ha ragione, perché è questione di rispetto verso gli altri, verso chiunque, di qualsiasi razza sia, poi nero, bianco, giallo, quel che sia, insomma. Beh, qui in Italia sarebbero tutti in carcere. Carceri piene. Abbastanza. Dovrebbe il nostro presidente aprire delle nuove carceri. Beh, oddio, è abbastanza dura come legge, insomma. Rispondere, è un po' difficile rispondere a questa domanda. Diciamo che fa pensare al fatto che comunque ci vorrebbe un po' più di cultura e un po' di civiltà, perché manca sia nel nostro paese che in altre culture. Per cui è una legge che fa pensare, che bisognerebbe riflettere. Evidentemente se il presidente ha messo questa legge vuol dire che là in Nigeria ci sono persone che, insomma, in un certo senso creano confusioni, creano praticamente forse da una parte tensioni. tensione, per cui ben venga anche questo, anche se devo dire in realtà non è proprio democrazia questa cosa qua, perché in un certo senso si può parlare di civiltà, ma creare questa sorta di dittatura, tra virgolette, io la chiamerei dittatura, se non fai così io ti metto in carcere, io parlerei più di dittatura che di democrazia. Penso che questa legge sia giusta per il semplice motivo che non si deve, cioè si deve rispettare la fila e non si devono, come posso dire? Si deve mancare di rispetto agli altri? Esatto, sì. Trovi che non sia eccessivo punire con i 6 mesi di carcere oppure trovi che sia una punizione adeguata? Trovo che sia piuttosto eccessivo come punizione. Se questa legge venisse attuata anche in Italia, pensa che le carceri si riempirebbero oppure gli italiani, secondo lei, sono un po' più disciplinati dei nigeriani? E questo è un mistero, perché molta disciplina in Italia purtroppo non c'è, perché non è stata molto insegnata. È stato concesso un po' troppo all'italiano, ecco. No, secondo me sì, le carceri si riempirebbero, siamo molto irrispettosi. Tra i piccoli gesti dettati dall'indisciplina, crede che ne andrebbero puniti anche altri con il carcere? Qualcuno sicuramente, qualcuno sì. E ne viene in mente uno in particolare? In particolare, oltre alla disciplina, potrebbe ma fa sempre parte dell'indisciplina, cioè l'abuso di potere, ecco, qualcosa che si avvicini a tutto quello. Oddio, beh, questa è una di queste. Anche la parolaccia, anche l'aggressività, diciamo che la verità, siamo diventati aggressivi. Non so, tipo non c'è più permesso, buongiorno, mi scusi, si sposti. E la gente ti risponde a malo modo, a volte aggredendoti. Ecco, questa è una cosa che mi piacerebbe che ci fosse.
si tornasse un po' alla buona educazione, quello sì. La cultura della gentilezza. Bravissimo, anche dal fatto che comunque non c'è più, anche tutti ti rispondono, non ti dicono più, tu vai in giro per la città e ti scostano, ti dicono scusi, permesso, noi ci hanno educati in questo modo, permesso, buongiorno, buonasera, cioè io mi sposto se uno mi dice... dovrei passare gentilmente, uno lo fa, ecco, questa è una cosa che mi dà fastidio. Ma in questo momento non me ne vengono in mente, però... Ti do qualche suggerimento, c'è chi butta i mozziconi per terra o le cartacce, chi addirittura fa pipì in mezzo ai parchi pubblici. Questa effettivamente non è una bella cosa per il pubblico, per il luogo pubblico.